Partito nel Parco dell'Arno di Capolona, Arno Rock, la 3 giorni di musica, ristoro, creatività con una presenza speciale, Pau De Negrita. Allora, io sono l'inviato speciale stasera, mi hanno messo in mano questo attrezzo denominato microfono e volevo chiederti, dato che sei uno dei fautori di questa iniziativa, Arno Rock, oggi è la prima serata, stasera metal, poi le prossime giornate cosa ci sarà? Nelle prossime giornate innanzitutto mi fa piacere che sei venuto a trovarci, questa serata abbiamo dedicato al genere metal, come dicevo prima è giusto dare spazio anche a questi ragazzi. E poi nelle 2 serate a venire ripercorreremo tutta la musica del rock classico dagli anni 60-70 fino ad arrivare ai nostri tempi. Solamente in 3 giorni? In 2 giorni. In 2 giorni 4 decenni di rock and roll? Sì, 4 decenni di rock and roll. Avevamo invitato i Negrita ma purtroppo erano impegnati. Non pervenuti. Un'iniziativa che, nella quale si riesce a salire su un palco e suonare serve, è evidente, insomma, che poi sia Arno Rock, Tevere Rock o Po Rock, fai come vuoi, insomma, serve sempre. Quindi è ovvio che sono iniziative che fanno benissimo ai ragazzi perché ci sono sempre meno spazi di aggregazione. Negli ultimi anni veramente siamo arrivati ai minimi storici. E quindi ogni iniziativa di questo tipo fa bene a chi suona, fa bene anche a chi ascolta, fa bene anche alle comunità come in questo caso Capolona o Subiano, insomma. Quindi io sono felice ogni volta che nasce un'iniziativa del genere. Bisogna anche fare qualcosa per i giovani perché non si può sempre portare musica per noi, bisogna capire che anche i giovani hanno altre esigenze. Noi cerchiamo di accontentare anche loro, insomma. E siamo contenti che il Comune ci ha ospitato anche quest'anno. E viva la musica, lo devo dire. Però, non solo musica, perché si vive anche di buon cibo legato alla musica. Esatto, grazie anche alla collaborazione dei nostri amici, abbiamo il centro di aggregazione sociale che si è dato da fare per preparare degli arrosti buonissimi, la taverna dei briganti con le sue specialità tipiche toscane, dal lampredotto agli affettati di Cintacenese, pecorini e tutto, veramente direi un incontro un po' musica astronomico, ecco, via. Però, chi è questo signore? Questo signore ha perso la corriera, faceva l'autostop e l'ho raccattato qui lungo la strada. No, non è vero, scherzo, è un carissimo amico che ha sposato quest'anno quest'idea. Ci sta dando una mano e ne siamo lieti e ne orgogliosi, Ciccio Franchi Licausi, che penso non ci sia bisogno di presentazione. È una idea molto che fa onore, no? Perché dà spazio a delle persone che altrimenti non avrebbero. Cioè, quando io ero piccolo e cominciavo a fare musica, mi mancavano gli spazi dove poter esprimere quello che volevo. Lui lo fa tutto l'anno nel suo locale. Poi in questo periodo decide di farlo un pochino più in grande, perché non sposarla? Perché non coltivare dei piccoli vivai di musicisti come quelli che stanno suonando sul palco egregiamente, direi? Perché non dare loro la possibilità di cominciare a fare questa vita qui, anche se per un giorno soltanto, in maniera bella, vera? Spazi aperti, musica, amici, gente che suona, perché no? Perché no? Di questi spazi qui ce ne sono tantissimi, è in Toscana e in tutta Italia, ma anche spazi ex fabbriche abbandonate o quasi di questo tipo che potrebbero essere sfruttate per fare del bene alla musica, all'arte e quindi ai ragazzi, ai nostri figli. Perché non farlo? Perché non farlo? Bene, ma noi abbiamo anche... Abbiamo nostri amici, fratelli, e l'emittente locale. E loro sono degli amici di Milano, hanno un'etichetta indipendente, ci hanno fatto l'onore di venirci a trovare perché anche loro sono promotori di queste iniziative e spero che poi nasca una bella collaborazione, e sono rimasti anche entusiasti del posto e della Toscana in generale. Allora, etichetta indipendente? Etichetta indipendente, management e booking agency, riservata al momento ai gruppi italiani. Abbiamo dei grossi talenti, troppa gente che ci lucra sopra, questa cosa non ci piace, anche perché tutto quello che facciamo lo facciamo prevalentemente per passione. Ringraziamo Michele per averci invitati, evento importante, l'anno prossimo saremo ancora dei suoi e quest'inverno sicuramente collaboreremo alla grande. Soprattutto grazie Toscana, grazie per l'ospitalità, grazie ai ragazzi e ai gruppi, sono eccezionali, abbiamo conosciuto tanti amici e valso tutto il viaggio onestamente.
Quindi Arno Rock è sempre una novità, ma sempre una grande opportunità, come vedete, anche per i musicisti, in questo caso con le etichette indipendenti, grazie naturalmente a Michele che ogni anno ci mette veramente tanto entusiasmo. Sario Dini, assessore del Comune di Capolona, c'è stato prima un ringraziamento da parte proprio di Michele Pane e dell'organizzazione di Arno Rock. Comunque sia, vedo che la Proloco Il Ponte di Capolona ha organizzato, diciamo così, il cibo, l'appuntamento, vicino naturalmente al centro sociale Arno, insieme dall'altra parte troviamo anche la musica, quindi un'occasione per uscire comunque di casa, per stare vicino al parco anche dell'Arno? Sì, questo è un punto fondamentale per il nostro paese, perché è un punto che verrà sicuramente, diciamo, organizzato in maniera più incisiva, specialmente noi, perché faremo sicuramente, si spera, un accordo come abbiamo fatto stasera con il centro. Noi con la Proloco abbiamo voluto dare una mano a queste persone volenterose che hanno portato una musica diversa in questo paese per i giovani. E noi, quando c'è queste cose per i giovani, cerchiamo sempre di collaborare con tutte le organizzazioni che sono nel nostro comune. In questo paese facciamo una festa di 2 settimane, è più impostata per la famiglia, per la gente anziana, con il nostro ballo liscio, con i nostri spettacoli. E sicché abbiamo voluto, cioè non tanto noi, quanto il Centro Sociale Arno ha voluto riportare in questo paese anche qualcosa per i giovani. E secondo me è una cosa positiva. Anche se qualcuno qui intorno dice che la musica non è, è una musica un po' altina, ma è una musica che dura 2 ore per sera, volevo dire, diamo spazio anche ai giovani a tirare fuori la loro voglia di ascoltare un altro tipo di musica. E se per tre notti si va a letto a mezzanotte, lasciamo fare, insomma.